Il complesso di Santa Chiara rappresenta un punto di riferimento della vita religiosa, culturale ed istituzionale della città di Napoli dal 1310 ad oggi. Questo complesso lo volle il re Roberto d'Angiò, unitamente alla seconda moglie, Sancia di Maiorca, per ospitare proprio qui le Clarisse, l'importante ordine fondato da Santa Chiara con l'approvazione di San Francesco. La copertura della navata unica è accapriata, in origine in legno, poi dopo l'incendio ricostruita in cemento armato finto legno. Il restauro della chiesa, dopo l'incendio del 43 che la divorò per 7 giorni, fu eseguito dall'architetto Roberto Di Stefano 10 anni dopo. L'intervento barocco di Domenico Antonio Vaccaro aveva completamente trasformato la chiesa. Una finta volta in cannucce e legno aveva reso questa struttura molto più bassa dell'altezza originaria gotica. Inoltre statue di cartapesta ed elementi in legno dorato e lavorato erano stati aggiunti a destra e a sinistra delle cappelle. Il coro è stato concepito come una chiesa a 3 navate, con l'ala centrale ricoperta a capriate. Nell'ambiente di passaggio che porta dalla sacrestia al chiostro attraverso la scala regia è possibile ammirare un bellissimo affresco che raffigura il giudizio universale. Il magnifico chiostro fu abbellito per volontà dell'abbadessa Ippolita Carmignano, la quale chiamò Domenico Antonio Vaccaro, e nel 1740 fu realizzato il chiostro così come lo vediamo. I viali erano preesistenti, ma furono arricchiti da pilastri ottagonali e sedute rivestite da maioliche con disegni preparati dallo stesso Domenico Antonio Vaccaro, il quale si è ispirato agli arazzi dei Gobelins.